Buongiorno a tutti. Io non mi dilungherò per spiegarvi quali sono i meravigliosi benefici di questo mondo dell'Internet of Everything, perché l'hanno già fatto e lo faranno anche nel resto della giornata. Quello che in qualche maniera mi piace sottolineare è che questo mondo in realtà in questo momento è in un momento, diciamo, di guado da un certo punto di vista. Perché c'è questa idea che, se voi guardate, questa è la classica curva Gartner che indica in quale posizione, diciamo, sono le varie tecnologie, no? Per cui l'Internet of Things in questo momento è al picco maggiore delle aspettative, no? Quello che si chiama the peak of expectation. Questo vuol dire che c'è un sacco di aspettativa verso questo tipo di tecnologie e si sa che quando ci sono forti aspettative è sempre un grande problema, no? Per cui qui quello che sta succedendo è che, questo è un video per esempio degli anni 80 che parla di questo mondo del futuro in cui il frigo sarà connesso a una rete, no? Tipo a internet. E questa cosa del frigo connesso a internet se ne è parlato tantissimo, però poi se guardiamo, io non credo che nessuno, quasi nessuno in questa stanza, in questa sala abbia un frigo connesso a internet, nonostante se ne parli da una vita. E alcuni, diciamo, su internet prendono anche in giro, questo è un blog, un Tumblr, che la traduzione del titolo è una cosa, come dire, accipicchia internet delle cose. No, non è una parolaccia. Le prime due parole messe assieme sono un gesto di, come puoi dire, sì, certo, no? L'internet fridge. E c'è un esempio di frigo connessi che nessuno vuole. Allora cosa succede? Che questa storia di portare la tecnologia verso le persone tutti i giorni ha una storia che non sempre, diciamo, ha avuto degli inizi molto positivi. Questa è una pubblicità di un'azienda di computer americana degli anni 60, di cui non riveleremo il nome per decenza nei confronti loro, che fa vedere questo computer da mettere in cucina, questa è di metà degli anni 60, dove c'è scritto, dopo la pubblicità dice, se lei fosse solo brava a cucinare, quanto lui è bravo a fare i conti. No, per cui evidentemente c'è questo, la strada di portare la tecnologia verso tutti passa attraverso queste falle clamorose. No? Per cui c'è questo problema che noi in questo momento, grazie alla tecnologia e tutte queste possibilità che abbiamo, capiamo molto bene il come si fanno a fare le cose. Però abbiamo questo qui per esempio è una slide fatta da un venture capitalist di New York che segue molto il mondo dell'internet delle cose. Lui ha fatto questa slide che contiene in maniera molto compressa tutte le tecnologie abilitanti, anche in quell'angolino lì in basso di fianco al lampone c'è anche Arduino, che sta sotto perché è proprio una tecnologia abilitante di base su quale si costruiscono le applicazioni. E quello che succede è che le tecnologie sono in fase di sviluppo, ce le abbiamo, sono lì, per cui il nostro problema principale non è avere gli strumenti tecnologici, ma è capire il cosa e il perché. E questo è il grande problema, perché delle volte molte cose vengono fatte solo perché si può, però poi come si fa a fare un passo in avanti e capire quali sono le cose da fare, no? Come scegliere in qualche maniera qual è la spinta che deve in qualche maniera portarci avanti a scegliere che cosa facciamo. In questa vignetta non c'è scritto perché non risolviamo questo problema con quel big data di cui nessuno di noi ha la minima idea di che cosa sia, no? E in effetti c'è questo problema, no? Che se uno può in qualche maniera farsi un po' troppo trascinare da queste parole chiave, sente Internet of Things, sente Big Data e dice senta, ci serve Rossi, ci serve l'Internet delle cose, lo faccia, no? Però non si capisce bene il perché. E la connettività cambia tutto, ma da sola non è che risolve tutto. Se io prendo il frigo e gli attacco Internet, automaticamente la vita delle persone, come ha detto David all'inizio, cioè, vogliamo cambiare e migliorare la vita delle persone, come facciamo? Non semplicemente attaccando un cavo di rete o un'antenna a un frigo che la vita delle persone cambia. Per esempio, questo è un progetto interessante, questo è un dispositivo che è stato costruito per delle suole di clausura che prende da internet delle notizie e fa delle piccole frasi che vengono mandate a queste suole di clausura che gli servono per poter dare un tema alle loro preghiere, per fare in modo che quando pregano, preghino per dei temi che sono di attualità, no? Però senza dargli delle notizie vere e proprie che sarebbe contro, diciamo.
abbiamo fatto questo progetto, non lo so quanto sia, no? Solo perché possiamo attaccare la connettività a tutto, se colleghiamo le sole di clausura a internet, in questo, cioè, poi succedono delle cose che sono veramente rilevanti. Per cui in qualche maniera ci vuole, bisogna cercare di capire come fare a costruire dei sistemi per capire dove vogliamo andare, dove riusciamo a impattare sulle persone. Una cosa che mi è piaciuto a un certo punto fare un parallelo tra il fatto che il movimento dello slow food ha cercato, forse in qualche maniera, di dare delle tre parole chiave legate per esempio al cibo. Visto che quest'anno c'è l'Expo a Milano, il cibo è una cosa importante, le tre parole chiave sono buono, pulito e giusto. Però in qualche maniera queste tre parole chiave si possono anche applicare al modo in cui noi pensiamo a questi prodotti del futuro che stiamo progettando, che devono, se seguono delle parole chiave di questo tipo, riescono a inserirsi nella vita delle persone aggiungendo e non creando ulteriori problemi. Partiamo per esempio da buono. Allora, io mi occupo di questo progetto che si chiama Arduino, che è una tecnologia open source. Adesso qui c'è la foto della scheda perché è la manifestazione, questo piccolo computer è la manifestazione fisica di questa cosa. Però lo strumento, l'idea qual è? È che se io prendo una tecnologia potenzialmente complessa come l'elettronica digitale, che era una cosa fatta apposta per gli ingegneri, e in qualche maniera cerco di semplificare il modo in cui questa tecnologia viene insegnata alle persone, e la rendo disponibile secondo queste licenze open source, un sacco di persone possono poi capire, imparare e applicarla nella propria vita di tutti i giorni. Per cui questa è stata progettata per i miei studenti, che sono studenti di design, però poi è stata usata da diverse persone, da artisti a PMI, che usano tipo Arduino, per esempio, per fare delle macchine industriali a basso costo, sfruttando il fatto che le piattaforme open source sono un modello di ricerca e sviluppo distribuito, dove tante persone mettono delle idee assieme e poi ognuno si fa il suo progetto. Per cui sicuramente queste tecnologie open source, o comunque i modelli basati su protocolli aperti, conoscenze aperte, sono particolarmente importanti per poter sviluppare e rendere che tutti i prodotti siano in qualche maniera connettibili tra di loro. Qui per esempio c'è una foto di questo kit elettronico che usavo io da bambino per imparare, dove c'è scritto: guarda, ho appena costruito una radio in 2 minuti. Allora, come facciamo a costruire degli strumenti che permettano a un bambino di costruire un progetto di internet delle cose in 2 minuti? Quello è l'obiettivo, la sfida di dare questa possibilità a un ampio gruppo di persone. L'idea è di come si fanno ad abilitare le persone, sempre più persone, a partecipare a questo processo di progettazione, perché spesso, come il famoso internet fridge connesso che non vuole nessuno, queste cose che vengono fatte calare dall'alto spesso non hanno impatto sulle persone. Allora, se le persone tutti i giorni diventano parte del processo di progettazione, forse l'obiettivo lo centriamo più facilmente. Infatti lì c'è un testo di riferimento che vi invito a leggere se avete il tempo, La democratizzazione dell'innovazione di Eric Von Hippel, che è un professore dell'MIT, spiega, ed è un libro basato su ricerche che lui fa da 30 anni, non dall'altro ieri, come le persone di tutti i giorni possono partecipare all'innovazione, possono contribuire all'innovazione, e diciamo lo strumento che abbiamo fatto noi, Arduino, l'ha dimostrato che si può fare, dove tante grosse aziende poi usano quelle tecnologie per innovare con le persone di tutti i giorni, con i loro clienti. Per esempio, questo è un progetto giapponese. Qui l'idea qual è? Quando è successo il disastro di Fukushima, il governo diceva: state tranquilli, va tutto bene, non è un problema. E invece la gente ha detto: no, secondo me qua le radiazioni sono molto più alte. Allora questo gruppo, questo specie di hackerspace Fab Lab di Tokyo, ha messo insieme questo aggeggio che è basato su Arduino, che è un contatore Geiger connesso. Ne hanno fabbricati 100 e li hanno dati a delle persone da mettere in casa. Addirittura ne avevano fatto un modello che ci poteva andare in giro in bici e raccoglieva le informazioni. Però l'idea è che dando 100 di questi, fabbricati in velocità e messi in diversi posti della zona, diciamo, colpita e le vicinanze, sono riuscito a costruire una mappa online della vera distribuzione della radiazione disponibile a tutti i cittadini, che ha dimostrato che
le radiazioni erano molto più forti di quelli che si pensava e soprattutto quelle erano le zone più pericolose da dove essere. Pulito. Cosa vuol dire in qualche maniera pulito applicato a queste tecnologie? Sicuramente una delle parole chiave che mi piace è questo disposable design, questa idea che si fanno delle cose di design che poi vengono buttate via. Noi diciamo, in Italia abbiamo una grande tradizione di design, dobbiamo immaginarci delle figure di designer che siano in grado di lavorare sull'internet delle cose. Il design come viene insegnato in Italia in questo momento è un po' old fashion, è un po' tavoli e sedie e diciamo, portafrutta, per cui dobbiamo capire come fare a costruire delle persone che sono in grado di pensare degli oggetti di design che non sono cose che si prendono e si buttano via, perché è pesante, no? E poi dobbiamo preoccuparci di qual è l'esperienza d'uso. In realtà un pezzo di hardware, e ormai le tecnologie ci sono, è molto facile da fare, il problema grosso è come fare a costruire un sistema che crei un'esperienza d'uso piacevole, che la gente voglia usare, che veramente impatti le proprie vite. E in qualche maniera c'è un problema di come faccio a fare in modo che gli oggetti che costruisco abbiano una vita lunga. Perché c'è un problema qui, per esempio, vedete, questo è un blog che raccoglie tutti i primi esempi di oggetti di internet, cose che sono morti. No? Questo blog si chiama tipo The Internet of Dead Things, cioè l'internet delle cose morte, o l'internet dei 404, no? Perché comunque sono state delle aziende che hanno fatto tanti progetti che poi sono morti. No? Perché a un certo punto l'azienda decide non ce la facciamo più, staccano la spina, muore il servizio, l'oggetto diventa inanimato. Queste sono cose a cui dobbiamo pensare. Immaginatevi se quando sono passati dal televisore in bianco e nero a quella colore avessero detto adesso buttate via tutti i televisori perché dobbiamo rifare da zero. No? Oppure se domani dicono, non so, un canale televisivo a caso smette di trasmettere, basta, tiriamo giù tutti i televisori. No? Per cui evidentemente nel passato questi problemi ce li siamo posti, che dobbiamo porceli anche per quello che riguarda l'Internet of Everything. E poi questa idea che il design e la tecnologia sono un valore che deve essere a disposizione di tutti, non solamente di chi vuole in qualche maniera pagare un premium. Cioè dobbiamo riportare questo valore del design al centro della progettazione. Se guardiamo questi due oggetti, la maggior parte della gente usa quell'oggetto a sinistra. Però poi se chiedi quale dei due oggetti vorresti usare, ti dice beh, quella a destra è molto più semplice, molto più bella, è un oggetto molto... Per cui in qualche maniera... No, noi, le persone di tutti i giorni usano degli oggetti progettati male e brutti, però poi sognano un oggetto che è semplicemente più costoso, ma non è che sia difficile produrre quella cosa a prezzi più abbordabili. Cosa vuol dire poi essere in qualche maniera giusto, onesto, tra virgolette? Chiaramente il problema di molti servizi online alla Facebook è che se tu non paghi per un servizio, tu sei il prodotto. Cioè il fatto che tu sei attaccato al servizio, tu sei il prodotto. Come facciamo a creare un sistema dove proprio non sempre tu sei il prodotto? Per cui, siccome questi oggetti connessi sono collegati con dei servizi online, come facciamo a fare in modo che le persone che li usano non, e i loro comportamenti, la loro vita di tutti i giorni non diventi il prodotto? Non è possibile che se io sono a casa e tiro lo sciacquone del water si crei una sequenza di messaggi su internet che fanno scattare una serie di deep learning, big data, che poi fanno succedere delle cose in giro per il mondo. Cioè magari alcuni aspetti della mia vita potrebbero anche essere non particolarmente analizzati da tutti questi sistemi. No? Qui un'altra slide, no? Questo signore che va al supermercato e il supermercato dice come vanno le emorroidi, John? No? Per cui, cosa succede? Che siccome la tecnologia ce lo permette già, il problema è vogliamo andare al supermercato all'Esselunga, poi a un certo punto c'è un display che dice ciao Massimo. No? Per cui questa cosa qui insomma, è una cosa che forse non vogliamo che succeda. E in qualche maniera c'è questo problema della sicurezza che è importante proteggere dagli attacchi che arrivano da fuori, ma anche la persona che utilizza un certo servizio deve sentirsi sicura, deve sentirsi in qualche maniera in controllo dei propri dati, che è una cosa abbastanza importante, no? Che anche lì è successo più di una volta che dei servizi online chiudono e i nostri dati spariscono dentro in questo posto e non si sa bene cosa,
cosa succede, no? Qui per esempio c'era un articolo interessante, un'intervista al capo della CIA che diceva vi spieremo attraverso la vostra lavastoviglie, no? E questa cosa chiaramente è una cosa abbastanza inquietante, no? Che in qualche maniera, che ne sai, no, c'era stato un caso che avevano trovato all'interno di normalissimi ferri da stiro che erano stati inseriti dei dispositivi Wi-Fi che una volta portati dentro una casa cercavano una connessione, si attaccavano e spiavano mandando le informazioni via internet. Poi non si è capito bene di quale paese fossero, però questi erano stati infilati dentro a ferri da stiro normalissimi di quelli che si comprano al centro commerciale. Per cui in qualche maniera, no, questo problema ci dobbiamo stare attenti che in qualche maniera un oggetto che può portare grande impatto sulla nostra vita non si trasformi, no, nel computer di 2001 di nello spazio che poi comincia a prendere un po' il controllo. Questo lo si fa in qualche maniera creando, no, un sistema di valori che noi applichiamo alla tecnologia, per cui solamente fare la tecnologia senza domandarsi come questa veramente impatta sulla vita delle persone è molto importante. Questa è l'ultima vignetta, dove c'è qui, dice, forse casa mia è a fuoco perché il mio Nest mi sta dicendo, mi sta mandando tramite Google della pubblicità di estintori e di un'offerta di, diciamo, di un'accommodation temporanea, no? Cioè, per cui prima che il termostato ti avverte che la tua casa è a fuoco, Google AdWords ti sta già mandando la pubblicità, no, sulla Gazzetta, mentre leggi, dice, comprati un estintore, e poi dice, affitti a breve termine. Per cui, insomma, in qualche maniera bisogna stare molto attenti, no, che in qualche maniera uno non si trovi in queste condizioni. E lo fa stabilendo in qualche maniera dei valori condivisi che comunica verso l'esterno. Noi facciamo prodotti fatti in questo modo, crediamo in questi valori, vogliamo fare questo per tutti. E, diciamo, questo è un messaggio che esce alla fine della configurazione di un prodotto Arduino dove dice congratulazioni, è tutto a posto. Allora, congratulazioni, non è nulla a posto, però se stiamo attenti e teniamo gli occhi aperti è importante partecipare anche come persone tutti i giorni, anche con quelli che non sono degli specialisti che progettano questi prodotti, partecipare al dibattito su questa cosa. Questo è anche importante perché, per tornare all'idea degli strumenti disponibili per tutti, qualcuno citava il fatto che questo weekend c'è stato un hackathon in Veneto dove dei ragazzini di 17 anni hanno vinto con una pendi abiti collegato a internet. Quello che secondo me è molto importante di quella storia è che ci sono dei ragazzini di 17 anni che, grazie a una tecnologia open source facile da approcciare, hanno progettato un prodotto che forse potrebbe avere un impatto commerciale, che è un prodotto potenzialmente di questa epoca, ed erano dei ragazzini italiani. Per cui quello che sto dicendo è che c'è una grande opportunità per questo paese di partecipare a questa rivoluzione che è in atto. Le persone ci sono, le capacità ci sono, le tecnologie sono disponibili, per cui a questo punto noi possiamo partecipare alla progettazione del futuro, perché se noi non partecipiamo alla progettazione del futuro con le nostre idee, con il nostro punto di vista, ci rimane solo l'opzione di andare in un centro commerciale a comprare dei prodotti fatti da altri, con altre idee, con altre, in qualche maniera con un punto di vista, no, con un monopensiero, che viene da quelle 4-5 grandi aziende di internet, mentre c'è la possibilità di partecipare a progettare il futuro se siamo lì a fare le cose, a fare i prodotti e non, diciamo, a passare. La gente passa troppo tempo a scrivere commenti molto aggressivi su Facebook e forse dovrebbe passare più tempo a partecipare alla costruzione più che al commento di questo tipo. L'ultima cosa che vi voglio dire, su cui sto lavorando, che è interessante per sperimentare queste tecnologie in un contesto, diciamo così, umano, nell'ufficio che Arduino ha a Torino, che è dentro in questa vecchia fabbrica di auto della Ghia, che doveva essere demolita, ma grazie al rallentamento del mercato immobiliare
ci è stata data, diciamo così, da usare gratuitamente. Lì dentro stiamo, insieme allo scrittore americano Bruce Sterling, che è un grande futurologo e, diciamo così, studioso dell'internet delle cose, che ha un approccio molto, molto, come posso dire, pessimista a questa cosa. Però con lui stiamo lavorando per costruire questo appartamento, che è un appartamento che verrà riempito di tecnologie open source, connesse con internet, dove si può sperimentare, e tra poco verrà messo a disposizione anche su Airbnb, per cui l'apertura, diciamo, ufficiale è il 20 febbraio, per cui che chi passa da Torino in quel periodo può venire a vedere. Cerchiamo di combinare un po' la tradizione del design italiano, la fabbricazione digitale, tecnologie open source e il brutto carattere di Bruce Sterling, per cercare in qualche maniera di creare un posto dove possiamo sperimentare veramente cosa succede quando utilizziamo queste tecnologie con le persone, e non come quegli appartamenti del futuro che si vedono alle fiere, che stanno in piedi 3 giorni, poi li smontano. Invece lì, se quando cerchi di accendere la luce si accende il riscaldamento, no, la gente lo sperimenta per davvero, e possiamo capire veramente cosa succede quando le persone usano le tecnologie. Grazie.